Non è soltanto quello del Grand Tour, dei grandi esploratori del sud dell'Europa che partivano dalle grandi capitali del nord per arrivare a Napoli, ma è anche quello quasi quotidiano dei cantanti che durante tutto il Settecento e gran parte dell'Ottocento si muovevano in condizioni davvero difficili per raggiungere città lontanissime, con giorni e giorni di viaggi in carrozze, a cavallo. Protagonisti del concerto di questa sera sono anche protagonisti dei primi due titoli di una nuova collana discografica dei Turchini di Antonio Florio che è stata inaugurata per la casa editrice Glossa con un comitato scientifico composto da musicologi e da musicisti come il professor José Carreras, Giulia Veneziano, che ha scritto i testi, e lo stesso Antonio Florio. Thank you.
Perché della scelta di Faustina Bordoni e di Domenico Gizzi in testa a una collana discografica così particolare dedicata ai viaggi dei cantanti è espressa dalla carriera di questi due grandi protagonisti della prima metà del Settecento, una canterina come Faustina, un castrato come Domenico Gizzi. L'iniziatore di questo movimento centripeto da Napoli verso il mondo, e i grandi compositori dopo Scarlatti sono Domenico Sarno, Leonardo Vinci e poi tutta una serie davvero straordinaria, irripetibile, di grandi nomi, sia di compositori, sia di strumentisti, sia di canterine e di castrati.